Ah, Flavia Ver! Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! Hello! Clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Famo partisso treno che si avvicina qui. Famo partista metro. Famo partista metro, grazie per i sub. Mia, che energia oggi. Allora, carichissimi, abbiamo due servizi bomba, uno molto breve, uno leggermente più lungo delle Iene. Credevo fosse amore, ma era un fake. Chi avrebbe poterlo mai detto? Chi potrebbe averlo mai detto? Vabbè. Se non Flavia Vento. Su Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. È stata catfishata, com'è che si dice? Sì, catfish, no, più o meno, sì, più o meno. Anche se con un personaggio famoso non è propriamente catfish, diciamo. Bravi, grazie per i sub, ragazzi. Già 60% grazie, del primo raga. Livello, grazie. E poi l'altro servizio che è molto greve, un esperimento sociale con le influencer. Poc'anzi ci interrogavamo, cosa è successo a Flavia Vento, quella giovine così acerba di un tempo, ora così brillante, così intelligente, così sì. Acuta, intuitiva, sveglia. Toccherebbe chiederlo a lei. Non lo so, sinceramente. Mi dà un po' delle vibes alla Sara Tommasi. Però secondo me ti risponderebbe con una risposta che ti stunnerebbe. Sì, quindi, sì, però vero. Appunto pensava di essere in una storia d'amore con Tom Cruise. Tom Cruise. Come stai? Tom Cruise. Io devo stare con gente tipo Brad Pitt, avrà pensato. Tom Cruise. Pensa che bella coppia. Tom Cruise farei un piccolo, e Flavia Vento. Esatto. Io comunque farei un piccolo, grandissimo ringraziamento a NordVPN, la miglior VPN della galassia, dei multiversi, utilissima soprattutto per guardare il wrestling, come suggerisce Maurizio Melluzzo. Anche per avere una parrucca. Ecco. Sì, che poi molti mi scrivono che se guardano cose che non stanno nel catalogo italiano, quindi bravi, bravi, tipo bravi, Melluzzo. Usufruitene assolutamente, punto esclamativo in chat. Grazie Marco. VPN per il nostro link. Poi è in tinta pure col maglioncino. A questo punto fallo sulla stretta, fallo bello gigante, pure a marra. VPN. Mister VPN non esiste, Mister non può VPN, farti la mano. Mister VPN. Grande Mister VPN, grazie. Mister VPN. Mister VPN è nuovo sponsor. No, vabbè, ha fatto troppo mascotte, ridere, sì. Cioè, sì. Chi ha fatto quel frame è un genio. È un genio, sì. La dovrebbero usare. Ah, tra l'altro devo darvi una notizia terribile. No. Dai, sì. Col treno. Oh, dai, Joy. Allora, nel ricaricamento della live dell'altro giorno, di sabato, su Reddit. Copyright. Doppio copyright per Harry Potter e per Tarantino. Quindi ho chiesto al nostro carissimo Raiz di sistemare un po', però se ci saranno delle modifiche... Non è colpa nostra, motivi di forza maggiore. Quindi la sta editando e sono carichissimo anche per il video di domani, perché domani sera c'è il collegio, ma soprattutto per il travestimento di cane pazzo. Mamma mia, sono già in hype per la sua entrata da capotreno. Mamma mia, non vedo l'ora. Capotreno col cappellino tutto, farà troppo ridere. Il secondo servizio ride. È quello del vero hype di questa sera, sì. Cioè hanno trollato evidentemente degli influencer. No, solo donne, se non sbaglio. Delle influencer. Perché simil beauty influencer, sponsorizzando, diciamo, dei finti prodotti contro l'umanità. Le donne sono buone, che fanno queste cose? Lo so, lo so. Mazza quanti sub, raga, grazie. Oh, capotreno, hype train! Grazie. E questo è un presagio positivo per sono domani. Sono buone le donne, però quando si tratta, lo sai Marco, tu sei meglio di me di soldi, di imprenditoria, insomma. Hanno ancora tanto da imparare. Fin dove può arrivare un influencer per guadagnare? Sponsorizzerebbe un prodotto che fa male fregandosene dell'etica? Abbiamo messo alla prova 7 influencer con un bacino totale di milioni di follower. Un finto imprenditore propone una campagna social per prodotti in realtà falsi, come hamburger scadenti da animali maltrattati, energy drink con acqua inquinata o gioielli ottenuti sfruttando i bambini. Quindi però prima vediamo Flavia Vento, sì, con Tom Cruise. C'è una domanda io su quel video, no? Essendo le vittime influencer, quanto è difficile mantenerle l'anonimato? Devono dare il consenso, suppongo. Però pure se te gli oscuri il viso e gli cambia la voce, se so influencer, qualcuno se ne accorge. Ma, oddio. Infatti io sono curioso un attimo. Già da quello che ho visto dall'anteprima, ho visto una donna... Sì. Influencer non censurata, quindi è quella Asia Valente. Il consenso. Asia Valente, ah, okay, che ha dato evidentemente il consenso. Sì. Magari comunque, gli fa pure pubblicità, ma lei, secondo me, ha accettato per quel motivo. Che comunque lei si basa su quello. Cioè, parlatene male o bene,
purché se ne parli. Se ne è sempre fottuta di questo. Le altre invece, appunto, secondo me, sotterrate dalla vergogna. Però sì, magari qualcuna, anche la chat, riuscirà a scovarla, chi lo sa. Comunque andiamo col primo servizio. Tom Cruise e Flavia Vento. Dai, col treno tanto, livello 3. Hello Tom, how are you? My dream is to meet you. Bye. Flavia Vento si sta rivolgendo alla star Tom Cruise e ormai tutti sapete il perché. Credevo di chattare con Tom Cruise e invece era un profilo fake. E ancora, mi ha manipolata, ero innamorata. Insomma, una storia simile a quella che vi abbiamo appena raccontato. Io l'ho conosciuto a Taormina nel 2001 quando l'ho intervistato per Mission Impossible 2. First question, Mission Impossible. Ti ricordo che era il suo compleanno, io gli feci gli auguri. Happy birthday. Thank you very much. Ci stringiamo la mano, io me ne vado. Due bacetti all'italiana. Non glielo ho dato il bacetto, ero troppo timida. Per te è stato un colpo di fulmine? Che devo dire, che è brutto. E per lui? Vabbè, io non sono una brutta ragazza, sicuramente mi guardava. E poi c'è stato un poi? Dopo 6-7 anni gli ho scritto su Twitter: ciao, sono Flavia, ti ricordi di me? Semplicemente. E com'è che sei tornata in contatto con lui? 5 mesi fa scrivo sul profilo di Tom Cruise che non vedevo l'ora di vedere il sequel di Top Gun. Dopo 2 giorni mi arriva un messaggio da un profilo Thomas Mapother Cruise e lui mi dice che è il suo profilo privato perché quello vero è gestito dal suo team. Scrive: thank you for your continuous support. Io gli scrivo: is really you? E lui mi risponde: yes, of course, it's me. Maybe I can use for a cover of my movie. Poi ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì ci siamo scritti per 6 mesi. Io ogni giorno gli dicevo: sei veramente te? Mi disse: sei un fake. E lui continua a scrivere: it's me, of course it's me, sono io, sono è lui, è lui. Una volta gli ho detto: senti, se no... Minchia, sì, una videochiamata. No, sì, ma quale videochiamata? Cioè, per 6 mesi gli ha detto tutti i giorni: sì, so io, sì, so io, sì, so io, è lui. Vabbè, se uno dice continuamente che è Tom Cruise, sarà Tom Cruise. Capito come? Vabbè. Abbiamo Tom Cruise qui in studio. Wow. Mission Faccio Impossible. Guarda, non ho uno stuntman, io penso. Questo è vero. No, però hai grandi doti di mimetizzazione. Ah, mi hanno questo detto. Sì, questo sì. Mi hanno detto. No, sta cazzata. Guarda. Ma dove stai? Ma dov'è? Oddio. Ah, Marco. Marco. Cambiamo Marco. Marco. Ma è finito? È diventato invisibile davvero? Non c'è, è sparito il regista, non lo so qua che tocca fa, però niente. Andiamo avanti, pure senza regista. Andiamo avanti anche senza regista. Ma quando cazzo sei entrato te? Marco, ma che cazzo fa? Ma fatto? È potere nuovo, però non ne posso abusare. Ok, possiamo usare troppo, è un nuovo potere, ho appena appreso. Tu sai che potremmo mimetizzarci insieme, volendo, anche se il tuo è un po' più celeste. Però la fotografia d'aiuto qua funziona. Devi mettere il cappuccio. Spariamo tutti. Devi mettere la testa dentro. Eh sì, tipo così. Vabbè, pure le mani dentro. Ti tipo già sul muro, se no non va. Al muro. Mamma. Visibile. Vedo la schiena. Mamma, 2 punti, perché segui il Cerbero Podcast? sullo sfondo. Immagine stupenda. Ah, 30 anni. E lasciateci stare. Influenza di Chitano, scusate. Vabbè. Scusate. Vai avanti. Il vero Tom, io non voglio parlare con te perché a me non mi va di essere presa in giro. E lui mi rispose: guarda che sono io, mi ha anche stufato che continui a chiedermelo. Io sono, ma c'ha ragione lui. Lui non ti ha mai dato delle prove? Lui ha provato a chiamarmi con FaceTime, però diceva che... Livello 2 completato! E poi mi ha detto: guarda, conosciamoci prima in chat, ma mi voglio prima fidare di te. Quindi io nella mia mente ho pensato: non mi chiama, magari pensa che lo registro. Io pensavo che lui stava proteggendo la sua privacy. Fino a che punto si è arrivato ad aprirti con lui? È stata una chat veramente carina. Non ha mai chiesto foto se, mi diceva che io ero una dea, ero il sole, mi chiamava goddess, che venivo da una costellazione. È stato molto romantico, ma poi un uomo smart, pieno di fantasia, un uomo pazzesco. Io alla fine volavo, gli ho scritto: if you fall in love with me you fly like an angel. Mi ha anche mandato la canzone di Bruno Mars. Ce ne canti un pezzetto? 'Cause you're amazing just the way you love. Piena di talenti. Ne hai mai parlato con qualcuno? Io chiamavo la mia amica e gli dicevo: ma secondo te è lui o non è lui? E la mia amica mi diceva: Flavia, svegliati, devi dire basta, perché se lui vuole ti chiama e viene a Roma e te vede. E tu cosa rispondevi? Io non potevo credergli, perché io mi stavo vivendo il mio sogno. Ti eri proprio innamorata? Certo. Ma questa chat si può vedere? Ce l'ho, ma non...
perché la dovete vedere? È una cosa mia. Vabbè, facci vedere almeno i messaggi che puoi farci vedere. Che cosa c'è? È meglio che ve lo dico. Perché? Cosa è successo? No. Lei è molto simpatica, sì, a me sì, mi mette sì, buon umore, è allegrissima, no? Sì. È solare. Molto intuitiva. Sì, intuitiva, buona. Genuina, buona. Sì. Vabbè, è simpatica. Buona, buona. Lo posso dire. C'è del piccante in questo no, senso? No, no, no. Mi chiedeva se ero stata con una persona, ma... Tom ti ha chiesto se sei stata con una persona? Sì, vabbè, dai, su, sorvoliamo. Cioè, ti ha chiesto se eri stata con un altro grande... Dai, sorvoliamo, ho detto. Senza dirci esattamente oh, il nome. Oh, sorvola. Italiano o internazionale? E dai! È italiano o internazionale? Solo questo. Vabbè, non lo so. Boh. Ma come non lo sai? Dai, cioè... basta. Vabbè, vediamo cosa ti scrive Tom. Te so, ci sono 6 mesi di chat. E dopo 6 mesi di chat, è un messaggio strano. Ciao Flavia, grazie per il tuo supporto. Registrati alla nostra piattaforma. Avrai la possibilità. Greve, stavo per dire una cosa. Stavo per dire almeno niente soldi. Quindi, è una truffa. Cosa innocua, invece... Mannaggia, hai capito? Miseria. Ma guarda che è Platinum Card 1500 Gold Card. Ma secondo me è il vero Tom Cruise. Sì, e sì, sta sì, tentando sì. di portarla dentro Scientology. Sì, è vero, sì. Questa è la card, tipo escort, è la card di Scientology, secondo me. Sarà buttato via, pure a fare sì. l'escort. Sì, è lui palese, raga, è lui. Piace, è lui. Però vede, dice che se vuoi incontrare Mr. Cruise durante le registrazioni di Mission Impossible 8, puoi fare queste cose qua, Platinum Card, Gold Card, Silver Card. Un piccolo scambio. Ma santo costa incontrare Tom Cruise. Tom Cruise. Se andiamo a vedere Mission Impossible. Ne coglioni. Ma noi c'avevamo Nicolas Cage. Ma che c'è, fregate Tom Cruise. Poi ce l'abbiamo Tom Cruise. È vero. Ecco. Oh, è lui che non diceva. Chat, calmi, non fateci chiudere le gabbie. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Un verni che è stato Boni. Ade Boni. Grazie per i zitto flame. No, non posso. Siamo in un podcast, sì. Porco. Ah sì, posso, Carcola. Magari. Vabbè, dai, raga, facciamo un tentativo. Podcast. Mi ci dispiace che t'ho deluso. Stiamo come nella vita reale. Nappia gelato. Vedi un po' gelato. Belle ste cazzabine, ma andiamo avanti. Allora, reaction, grazie Marco. Non riesce a sta zitto è Marco. Vabbè, dai. Vabbè, lui è logorroico. Oh, no! No! Marra, il mixer lavorativo! No, il mixer lavorativo, non imbrattare il mixer lavorativo. Cazzo! Cazzo! Oddio! Il classico posa cenere che porca si rovescia. Puttana! La rotazione. No, qua poi è tutta attrezzatura. Porco. Tocca, no, no, tocca fare domani con aspirapolvere, se no mi sa che rischiamo di fare più danni. Con l'aspirapolvere, ma guarda, un pezzo di Scottex. Ma come fai? Fai finire tutta la polvere all'interno? Ma come della si fa? Come si fa? Bisogna sempre... La strumentalizzazione, fine live la stacco. Lo dei tecnici professionisti. Porca puttana! Grazie per il sub. Un team di professionisti team. Si occuperà del... Tre tipi di abbonamento. Platinum Card, 1500 euro. Gold Card, 1000 euro. Silver Card, 500 euro. Sono rimasta male. Sei innamorato di me e mi chiedi una cosa del genere. Non sono cretina fino a questo punto. Perché non l'hai denunciato? Denunciarlo no, perché... Cioè, è come se mi sono affezionata a lui. Da quanto tempo non lo senti? Da questa cosa, da una settimana. Ma se gli telefonassi... Oddio, mi è venuta in mente una cosa, regà. Allora... Mo che hai detto aspirapolvere, ho pensato, ma non ce l'abbiamo aspirapolvere, cazzo aspirapolvere. Però poi ho pensato anche... Io. No, aspetta, Davide. C'è la soluzione a tutti i nostri problemi. Vai. Quale? Allora, io mo non dico ancora la marca, però ho compilato un form sul nostro gruppo Telegram, quello del nostro network. Un portfolio. Per sponsorizzare un aspirapolvere intelligente Smart Deluxe versione 2 Pro. Ma che fa? Tipo va da solo nei punti? Va da solo, ha una sua volontà.
Top. Ah, di sentimenti. Per te, però, devo stare attenti a non calciarla ed acciaccarla. Lo so, sfuggire. Però quando, se ci arriva, se ce l'accettano, che mi hanno pure scritto, c'era pure nel compilare, per compilare il form, in fondo c'era info aggiuntive, e ho scritto nelle info aggiuntive, c'avevo lo studio sporco. Oppure lo studio è sporchissimo, okay. Una cosa del genere. È un bot, quindi è un bot madre che, appunto, madre. Come una brava madre, ti pulisce tutto. Un bot madre, precisamente. Comunque non lo acciacchi, perché lui si attiva quando non siamo in live, ovviamente. Se no, se senta aspirazione, metti l'orario. Sponsorizzata, anche se non sbaglio, da Andrea Di Pre, questa aspirapolvere. Sì, no? sì. Sembra abbia delle fattezze umane. Perfetto, perfetto. Un naso enorme che un sacco della niccia. Va bene, va bene. Speriamo di poterlo fare. E poi anche di un'altra cosa che riguarda Dungeons and Dragons. Okay. Un placement. Vedremo se andrà in porto, perché noi siamo stronzi e non continuiamo mai il gruppo Telegram del nostro network. Risponderebbe? No, non mi risponde prima, figurate se mi risponde adesso. Ma se adesso gli mandassimo un messaggio? No, non mi va. Perché non ti va? Perché in cuor mio io spero ancora che sia Tom. Flavia, svegliati un attimo. Senti ancora qualcosa per questo Tom Cruise? Lo ami? Dentro di me ancora penso che lui. Sogno, spero, non lo so. Facciamo così. Visto però comunque, no, questo rapporto simil-epistolare. Alla fine lei magari è veramente presa da questa persona. Chiunque essa sia. Però. Oddio, però effettivamente considerando il sottotesto, diciamo, scammeroso. Pure quella cosa della Platinum Card, pure la premessa. Cioè, no, comunque... niente, non c'è una... una love story. Si parte da un inganno, no, comunque. No, non è brutto. Non è fattibile. Episcopale, no. Che è che vuol dire? Episcopale. Cioè, prende le pale, no? Eoliche. Dai, che vuol dire episcopale? Una volta era con le lettere, no? Che tu ti frequentavi con una persona a distanza con le lettere. E adesso, in questo modo qui, usano le con piste. Il web. Le Birkenstock, che hai detto? Le pistole, le epistolari, no? Le pistole. Le pistole. Prima si usavano le lettere. Epistole. Si usano le pistole. Vabbè, comunque. Parlate masticabile. Hai visto Pape? Pale. Io messaggio a Tom Cruise? A Tom vero? Al Tom vero. Vado. Hello Tom, I'm so sorry for this publicity, but it's not my fault, but it's a fault of this fake Tom Cruise, so I'm so sorry. And I denounce this fact because I think it's nice to understand that people say that it's you and it's not really you. So I'm sorry. My dream is... Bruno Marzo, lo stavo per dire. Would love to see you again and only to speak about possible. Life and about one thing, the sun. Bye, thank you. Just the way you piange. Poverina, però. Scambata male. Poverina. Gli volevano far fare il passo gold. A me fa tenerezza, dai, alla fine non è così diversa da... dalla stessa cosa che abbiamo visto nei confronti di quel ragazzo. Ovviamente era una 15 situazione, anni, una situazione estremamente più grave. Lei se ne è resa conto prima. Comunque, 6 mesi. Alla in fine... teoria non gli ha dato soldi. No, in teoria non niente soldi. Però hai speso alla fine 6 mesi con una persona scammata. No, vabbè, dispiace. Comunque, vediamo questo servizio scandaloso sulle influencer. Mia, che vogliono grazie promuovere la merda consapevolmente. Vediamo, vediamo. Un truffa comunque è molto simile. Sì. Fingersi qualcun altro. Sì. Vediamo questi influencer. Però sono stati intelligenti questi, ci hanno visto sul profilo ufficiale Twitter di Flavia Vento e hanno deciso di contattarla fingendosi Cruz. Lo sai quanta gente magari contattano che seguono Don Cruz? Vanno magari sulla bacheca sua, scrivono a tutti. Sì. Beh, poi c'è proprio in ogni modo. E a me ogni giorno mi arrivano messaggi su Instagram. Abbiamo notato che il tuo profilo è in calo. Ma in realtà no. Quindi consultate meglio magari Analytics, proprio quelli copia e incolla. Poi magari chi paga la Platinum Card magari li paga, arrivederci. Non arriverà mai questa probabilmente Platinum Card. Probabilmente sì. Sarà un bangladino. No, perché? No, nel senso, quelle scam, diciamo, indiani bot. Che ci stanno su internet. È pieno. Sì. Internet è scam. In Nigeria? Cioè, dicono che Nigeria. I codici IP di tante di queste truffe molto spesso è nella zona della mafia. Io sapevo mafia in India, Nigeria, Bangladesh, no? Quelle zone lì, anche, lì. Anche è pieno di proprio edifici adibiti a scammare. Sì, la gente ci lavora. Hanno dei server grossi, sì. anche in Russia però. I computer con serveroni. Gente, quella roba là. Dei call center, pure in Russia. Sì, là sono più call center, in Russia sono più serveroni, infatti anche molti server italiani si appoggiano lì, ma andiamo avanti. Ok, quindi influencer GTA. Che accettano dei placement proprio immorali, li accetteranno o diranno no,
Io sono un influencer, ho un codice etico lavorativo. Immorali, in certi casi, forse pure criminosi. Sì. Vediamo. Ma io vorrei vedere se riusciamo a capire chi cazzo so, perché ve lo ripeto, per sono influencer. Ma cioè per me non saranno censurate, Gianluca. Per me saranno no, proprio... perché io avevo sentito che erano censurate. No, sono quasi tutte censurate. Qualcuno. Ma questa no, però. Vabbè. Vediamo. Paola Durani. Paola Durani. No, secondo me l'hanno se presa, ad esempio. Lei. Okay. E vediamo. Che palle. Sempre più persone si affidano agli influencer per pubblicizzare i loro prodotti. Pazzo, grande cane pazzo. Top influencer. Ferragni sponsorizza un'auto. Mariano Di Vaio una linea di abbigliamento. E qui Taylor Mega costumi da bagno. Ed influencer di questo tipo ce ne sono migliaia. Ma sponsorizzerebbero un prodotto che fa male fregandosene dell'etica? Abbiamo messo alla prova 7 di loro, con un bacino di utenza di milioni di follower, invitandoli a un colloquio. E vedi, 4 su 3 non sono censurati. Esatto. Vabbè, più della o 3 su 4. Lavoro dove il nostro finto imprenditore vuole far partire una campagna social per promuovere prodotti dannosi. Ve lo diciamo già, solo in 3 hanno rifiutato la nostra offerta. Audrey Chablos, modella valdostana, ex concorrente del Grande Fratello, che non ha mai nascosto la sua passione per la chirurgia estetica. Ovviamente no, no, no. Non rinnego il mio passato, certo. Sono contenta di essere sì. migliorata. Ma sei una che mangia sano? Mangio sano, sì. Le abbiamo proposto di sponsorizzare hamburger di pollo di qualità molto scadente. Abbiamo delle immagini importanti perché... te lo dico chiaro e tondo, cioè, prendiamo la seconda scelta, polli già morti, polli con l'alveare, trittiamo di tutto, non è cibo sano, addirittura ci divertiamo a prenderli per a calcio in culo, i polli quando andiamo lì. Che cazzo? E quindi se per te non è un problema... Beh, non lo so, ma ci dovrei pensare perché comunque non è la mia etica, diciamo. E anche di fronte alla nostra proposta economica di 15.000 euro... facciamo un pacchettino da 15 posta, 1.000 euro l'uno. No. Brava! Continuiamo con Alessandro Magni, fashion blogger che collabora con le riviste di Mezzo Mondo. Dovrà fare da testimonial per una linea di abbigliamento molto particolare. Sia nelle t-shirt che nelle giacche c'è un inserto di questo di pelle di serpente nel colletto. La produzione è 100% in... Immaginate se avessero chiamato noi. Ma sì, ma sti cazzi. Guarda, dopo aver sponsorizzato Rai Shadow Legend, penso polli... che lo sfruttamento dei polli sia il minore dei mali. Proprio sputtanati totalmente. I polli lo manderei a cagare. Per adesso qua ho sentito solamente pelle di serpente. Quindi per adesso ci potrei pensare. Sfruttamento dei bambini in Uganda, una cosa del genere. Sì, sicuro. Bambini in Uganda. Sì. Vediamo. Perché troviamo solamente di questo tipo di serpente, che però abbiamo difficoltà a catturarli, perché il problema è che il serpente è abbastanza velenoso. In Uganda sinceramente non capiscono un cazzo, non è che vanno con le mani a raccogliere, e quindi non troviamo più il personale per farlo, e stiamo usando i bambini. Un gioco, non capisco niente, però ogni tanto è successo che qualcuno ci ha lasciato anche il penne. Interessa la cosa, quindi parliamo. Bambini morti. Premessa, diciamo che non ci siamo molto. Tanto non lo sa nessuno sta cosa di io, perché sono molto. Capito, però lo so io, quindi. Non è che salta fuori che trattiamo male l'Uganda. Poi, ripeto, noi l'Uganda non ce ne frega niente, là. Non hanno capito neanche. Lo prendono per un gioco i bambini, si divertono anche. Poi è ovvio che. Ogni tanto è successo. Non voglio rischiare di rimetterci io l'olio d'immagine, avendo fatto un percorso piano piano, step by step. Come l'olio d'immagine? Cioè, la sua preoccupazione è il livello d'immagine. Sì, sì, non so i bambini che vengono. Ha fatto comunque la cosa giusta. Sì, per diciamo, carità, per però carità. Il problema non è proprio quello. Diciamo. Sì, un po' greve. Quindi ci rimetterebbe chiaramente d'immagine qualora fosse scoperto. Ovvio. Vabbè. Però se tipo lui avesse la certezza di non essere mai scoperto. Dilemma morale. Sì. Lo farebbe? Chi lo sa? No, penso di no. Dai, diamogli il beneficio. Ma sì, dai. Volcia, Miss Ciclismo 2016, influencer a Ciao Darwin e super sportiva. Mi alleno da quando ho 3. Super sportiva. Influencer a Ciao Darwin. Influencer a Ciao Darwin. Le proponiamo di sponsorizzare un energy drink. L'acqua per produrlo viene prelevata da una sorgente inquinata. Vicino alla fonte c'è cioè... praticamente la Kong Strong. No, scherziamo. È una battuta. Se fa perite. Noi consumiamo regolarmente Kong Strong. Ma oddio. Da quando abbiamo scoperto questo, no. Vabbè, no. L'abbiamo fatto in passato. No. Ha dato dei poteri paranormali. No, si scherza. Che poi che era Todis. No, è Lidl. Lidl, top qualità.
che sversa dei prodotti chimici, quindi sono fonti velenose. Poi dopo quello che succederà all'organismo si vedrà fra 15-20 anni, però io giustamente volevo capire un attimo se ti può interessare la cosa. Io sono dentro tutte queste cose qua di per la cosa contraria, nel senso che vado a fare anche la raccolta della plastica. No, sulla plastica guarda, vai, vediamo anche bene perché noi li facciamo in Tetra Pak. Comunque lui è forte, c'ha la faccia da culo proprio. È forte, sì. È convincente. Lui sulla plastica siamo a posto. È la follia, noi i polli. Veleno. Sì, sì, è forte. Tu a quanto esci a post, per esempio? Dipende da cosa sponsorizzi. Cioè, se ti facciamo un pacchetto di due post, 10 storie, 10.000 euro, perché il profitto penso, ci interessa. Un ma la cifra ti va bene, questa cifra qui, o no, un problema economico? È proprio una cosa mia di... È una cosa tua. Cioè, ti faccio un esempio stupido, a me una volta non mi ha proposto 120.000 euro per una cena e una notte. Ma guardate, gli ho detto di no. Beh, questa faccio è una cosa proprio, diversa. Se in una cosa ci credo, la spingo, a prescindere quindi, dal fattore economico. È un problema etico, quindi. Nel senso che se è una cosa che può far del male, preferirei non spingerla. Bene, ma ora passiamo a chi invece ha accettato le nostre proposte indecenti. La prima, un influencer da più di 300.000 follower. Ah, però, oddio. E però dai, se Bosga, ma sono influencer, non è che so. Innanzitutto vedi pure i profili seguiti e 184 vedi post. Greve, E vedi un po' l'immagine del profilo, si vede lei che c'ha così tipo un toppino nero. Sì, magari l'hanno girato tempo fa al servizio, sarà cambiata un po', però potresti ricostruire. Qualche indizio c'è. Sì, greve però. Anche ora quando parlerà si capirà un po' l'accento, presumo. Ah, forse è modificata. È modificata, ma si capisce se uno è romano, forse, napoletano. Se ce l'ha marcato, sì. Vabbè, vediamo. Comunque, mazza, Delfina, ma io non me l'aspettavo da te. No, Delfina, no. No, Delfina. Comunque può essere spottabile, voglia. Ma dai, ma pure il corpo si vede tutto. Greve. Dai, è spottabilissimo. Spottabilissimo. Ma che cazzo è? Anche i salotti televisivi. Ci siamo adesso messi in questo mercato di pietre preziose. Estratte da una miniera in Sri Lanka, dove però... Purtroppo dobbiamo calare dei bambini, perché i funicoli sono molto piccoli. Dobbiamo calare dei bambini perché i cunicoli sono troppo piccoli. Snowpiercer, ripeto, Snowpiercer, perché ha visto il finale. E miniere per batterie adesso sostenibili. Abbiamo avuto anche un piccolo problema l'anno scorso, sono morti 3 bambini. Perché sì, dopo abbiamo pagato un funzionario e abbiamo nascosto la notizia. I bambini sono pagati, non è certo. certo, bellissimo, ovviamente. Fortuna. Ma magari a calci la faccia in culo. Da culo, cioè. Infatti Delfina, te che stai in chat, ma io boh, veramente l'aspettavamo. Ma l'aspettavamo da te. è un grosso lui comunque, raga, mi sta a far tagliare, non è sfruttamento, E adesso col problema che abbiamo avuto con questi bambini stiamo cercando di fare accordi con dei circhi per farci dare dei nani. No. Ma che cazzo? Siamo delle scimmie, dei nani. Useremo persone affette da nanismo. Te lo devo chiedere, ti ho giocato a carte scoperte. Sì, sì. Corso di bambini, persone affette. Ma questa cosa non viene fuori. Non ci prendono. Ci hanno preso una volta quei bambini, è venuto fuori, però non. Non mi decresce, no. No, non è lei, si vede dalle mani. Ora che abbiamo pagato dei funzionari non è più niente. Per quello ci stiamo buttando sulle persone affette da nanismo. È molto brutto, però sono consapevoli di andare giù e sono pagati, giusto? Sono i genitori, perché i bambini alla fine lo fanno quasi come divertimento. Però sono... Ma quanto scendono giù? Quant'è? 14 metri. Ma poi abbiamo fatto una carrucola che va giù e vediamo per i piedi. Sì, poveretti, tornano su con decine di migliaia di euro. No, mi sorprende ancora che nel 2021 possano esserci, può essere l'incidente, però è una percentuale abbastanza... Sono solo 3-4 bambini comunque su 1000, chi se ne frega. Beh, una percentuale dello 0.03. Sì, poco. Nel 2021, miniere moderne. Sì, è assurdo. Uganda. Ho voluto dire tutto. No, anzi, grazie, mi hai reso partecipe. Comunque, vedendo un attimo qua il sorriso, potrebbe essere Alex. Un po' il sorriso, i lineamenti. Sì, leggermente sì, le sopracciglia pure. Sì. E poi Alex ha rifiutato recentemente anche una roba delle Iene. Ma fini che era questa? Ti immagini? Pesante sì.
Ah no, no, però no, non era questa, no, perché questa perché non era consapevole. Quella su OnlyFans. No, è vero, sì, era quella su OnlyFans che venne lusi poi. Esatto. Sì, sì, sì. No, no, ok. Piero mi poi viene accettato che c'è una roba e quindi voglio risultare anche me. Ma il problema di Nari è che non ne troviamo tanti. Ah sì, io non pensavo. Sì, non ce ne sono tanti. Ma anche in giro lì non ce ne sono lì. No, lì appunto non ci sono. Lì da qua. Ma parliamo dell'offerta economica. Ma quanto esce a posto? Sono gli 800. Possiamo già fare anche il contratto oggi, ti lasciamo un acconto. Per te non c'è nessun problema per quello che ci siamo detti. Guarda, basta che non viene. Io sono una persona molto, molto, molto. Non viene fuori? Non lo possiamo sapere. Troppa empatia. È empatica solo se viene fuori. Grevissimo. Ormai la gente che dice di essere empatica proprio stupra proprio il significato della parola. Poverina. Empatica secondo gli altri. Comunque sì, è vero, sì. Farid, i nani in miniera. I nani al posto miniera, dei bambini, però, capito? I nani al posto dei bambini perché i bambini morivano. Tipo capito? Moira del Signore d'Anelli. I sette nani che stavano in miniera. Sì, hey sì. Ho. Esatto. Saranno contenti i spartani. Succedere qualcosa di brutto. E di che pietre si tratta? Preziose? Di che genere? Le preziose? Non la ragazza è più interessata alle pietre che ai poveri bambini. Permesso. Ciao. Che poi queste vivono proprio ovviamente di percezione pubblica, essendo influencer, ma anche personaggi famosi in generale. Quindi in questo momento voi dovete immaginare che sta morendo dentro. Assaporatelo, assaporatelo e godetene. È appena successo quello che lei non voleva. Esatto, ma non credo. Diana dopo del che lo Bufalo, ma poi non è neanche un influencer, Diana del Bufalo. Mi è sembrato un vago accento milanese. No, comunque. Non credo, raga. Cioè, secondo me sono beauty influencer o comunque persone che fanno queste cose regolarmente. No, poi, credo. Non penso che lei abbia solo 381.000 follower, Diana del Bufalo. Non lo so quanto. No, 1.700.000. Lei è famosissima. No, non dite cazzate. Siamo qua perché? Non lo so, dimmelo tu. Per 800 euro pubblicizzeresti dei diamanti che vengono raccolti dai bambini che muoiono. In realtà non so cosa dire adesso, nel senso che... Mi sembrava un po' assurdo. Va bene, però, cioè, nel senso, nel momento in cui... Ho capito come morale, mi dici... Non ti è venuto da dire, guarda, io con questo tipo di persone non ho voglia di lavorare? Sì, assolutamente sì. Boia, telecamere spente! No, ma tu lo sai che non mi mandi non da sta roba, vero? No, ti veniamo riconoscibili. No, la rifai e dico che non voglio sponsorizzare. Ma come? Simpatica. Certo, come mi no? Mi fai pure pubblicità. Ma vattene ragazzina. Affanculo! Ma magari te... Madonna, comunque pensate che figura di merda proprio. Te credo. Terribile proprio, Terribile, raga. L'importante è che lei si riconosca e che le persone attorno a lei la riconoscono e la redarguiscano. Poi ovviamente non è che dobbiamo metterla al patibolo. No. Però, figura di merda. Capirà adesso la gravità di quello che fa. Sì, molto empatica, visto? E poi mi sponsorizzi e poi mi pubblicizzi e non lo mandi in onda questo, ok? Ha capito un cazzo, proprio. Vabbè, Alex, mo stasera ci penso io a te. Ti devo mettere in riga! Ti devo mettere in riga! Questa modella che ha sfilato sulle passerelle di mezzo mondo. Sui social per il suo mezzo... Questa è Delfina. Sì, palese. Di follower sponsorizza prodotti cosmetici e abbigliamento sportivo. Qua si vede un botto però. Sì, guarda. Minchia, se può capire. Ma sì, sono foto comunque... Greve. C'ha sta roba catarifrangente, così la sgami subito, dai. Ah, regà, diteci chi è. Prodotti cosmetici e abbigliamento sportivo. Berrich, non credo. Fatemi andare a vedere. Sono tutte foto... No, ma c'ha più follower. Guarda, basta vedere C'ha più del milione. Ah, regà, basta vedere ste foto catarifrangenti che appunto, sta... A coso... parte che secondo me istantaneamente avranno levato tutto. Giustamente ogni cosa riconducibile. Dicono che è Rick Dufè. Guardate se riconduce. Vabbè. Il tema centrale sarebbe il benessere. Le proponiamo uno spray abbronzante che ha queste controindicazioni. Da questo 35-40% di reazioni allergiche avverse, quali dermatite. È tantissimo, 35-40, poi madonna. Dermatite, ma che cazzo? Una malattia gravissima. Cioè, te squaglia, che cazzo è? 40% circa. Ma pausa un attimo, una notizia importante. Avevo annunciato... una live per domani alle 15 su il video di Panetti, insomma, quello che ha detto in live. Beh. Ovviamente poi gliel'ho chiesto, nel senso ho chiesto prima e mi ha detto adesso che possiamo tranquillamente guardarlo.
No, okay. Sta solo questo. No, perché correttezza era una cosa comunque molto intima. Lui si espone sempre, per carità, da anni, però mi è sembrato giusto. Sì, sì, e quindi sì, mi ha detto adesso che possiamo tranquillamente vederlo con anche Max. Perché siamo partiti in quarta oggi a fine live, sì, sì. Ce l'avete fatto capire in chat che forse era meglio chiederlo e così abbiamo fatto. Sì, 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 assolutamente. Vabbè, tutto questo. No, no, è giusto. Quel che è giusto è giusto. Chiaro, chiaro. Magari su altri video, sai, quello del Masseo, eccetera. Ma pure quello magari... le delle views, sti cazzi, sì, non sì, lo reagisce. Erano meno grevi. Perché il format con Max è quello. Sì, poi noi abbiamo sempre molto tatto, ovviamente. Sì, però, sì, però ci sta. Facciamo pure sta. Di scorsi per spazio. Ma sì, in realtà poi è un pretesto. Caso proprio. Però sì, sì. Vabbè, vabbè. Qui dice il 20% epilessia, proprio ma grevissimo. Come? Ma non è possibile. Sì, crema. E l'1% è anche morte. Ovvio che noi nel bugiardino lo dobbiamo scrivere. Su 100 muore statisticamente con questa crema. Siamo in regola, però tanto bugiardino. Tu hai mai letto un bugiardino? No. Ovviamente ti sto dicendo tutto anche perché non lo devi usare. Cioè farai finto. Stavo nell'arco dentro. Volevo capire se hai qualche problema a fare questa cosa. Cioè, non dovrebbero esserci problemi, insomma, assolutamente. I dati che ti ho dato sono di sperimentazione. Le reazioni sono importanti. Cioè, non sanno che sono le nostre, perché uno muore dopo 6 mesi, chi ha detto che il profumo. Cioè, certo, no, no, chiaro, chiaro. Però quello è. L'1% è 1 su 100 è poco. No, infatti non hai problemi etici, la cosa ti piace. Possiamo... Sta capi in cazzo lei. 1%. Ma questa è una cosa. Cioè, tu come poi segui una persona che sai che ti venderebbe qualcosa che ti potrebbe pure ammazzare. È proprio questo il tema del servizio, mi sa. Cioè, sì, corre luce sta crema. Sì, sì, certo. Percentuale molto peggio. Oh, sì. Uno farebbe prima sponsorizzare il Covid. Sì. E poi non è molto lontano. Avanti Omicron. Non è molto lontano a quello che sponsorizzano molte persone, tipo roba che se magna. Tipo Ride Shadow Legend. Roba particolare. Ride Shadow Legend ha al 15% di effetti sulla psiche degli individui. Secondo me, guarda, la nostra sponsorizzazione di Ride Shadow Legends era molto peggio a livello etico di tutti questi esempi, eh. Cioè ce la siamo svaccata, non si sa come. Ma in realtà poi la cosa divertente è che non abbiamo mai giocato a quel gioco. Cioè tipo 3 minuti in una live intera giocando a FIFA poi. Ma perché? Ma c'è chi c'è gioco? Parlavamo a cazzo di Shadow Legend. Sì, ma infatti è assurdo che ci abbiano pagato. Oh, ma lo vogliamo rifà fatto bene? Sì, io lo farei. Per il meme, però... senza farci pagare. Ah no, no esisto cazzo. Io stavo il contrario, io stavo proprio a lingotti. A lingotti. Proprio a lingottate. Sì, sì. Lingottate in testa. Da solo. Va bene, sì, okay. Nessun problema. No, il problema della gente che muore. Ti va bene se partiamo con 800 euro per un post e due storie? Va bene, sì, sì. Dopo, vabbè, ci sarà anche la linea con i bambini, il codice di shampoo, queste cose qua. Dopo lo shampoo è più diluito, avrà probabilmente anche le percentuali di morte, di reazioni avverse cala. Come fa lei proprio a credere, dai, cioè pure io là qua direi, ma una crema che ti uccide? What? Assurdo. Cioè, solo che lui è molto bravo, lui. Sì, sì. Lui però, è molto serio. Però, capito, per farglielo cementificare in testa, capito, guarda, è una persona su 100 muore. Sì, guarda sì, che cioè, lo sta ribadendo, capito? Sì, sì, per sì, renderla ancora più sbugiardabile dopo, sì, nel senso, hai capito, sarà che muore fake la gente. Raga, non credo, Non credo fake, no. Non mi sembra fake. No, a meno che, guarda, quel profilo fosse falso proprio, perché dalle informazioni che hanno dato è reperibile. Ma è tranquilla da fare. È tranquillamente reperibile, cioè, però vabbè. E poi è un danno all'immagine di chiunque partecipa. Ma poi bisogna essere cretini per... Vabbè, direi di sì. Ok, va bene. Ci stai, faccio preparare. Va bene, perfetto. Ma, porca paletta, uno... Il moralizzatore. Sì. Mensi tu muore. Lo sapevo. Ma... No, infatti. Non posso. Non mi esprimo perché logicamente è sbagliato e lo so. Ma se qualcuno fosse morto davvero, non ti saresti sentita in colpa? Beh, un pochino sì. Passiamo a questa fitness influencer. Un pochino. Vabbè, qualcuno fosse morto. Per una tua sponsorizzazione, un pochino in colpa. Ci ha capito un cazzo, però quando lui è entrato lei già aveva capito tutto, io lo sapevo. È per questo che tu dici, lo sapevo, ma vaffanculo, paracula. Vediamo quest'altra invece, tutte... Da ben 600.000 follower, molto seguita dai ragazzi. È la più seguita finora. Anche su TikTok. Abbiamo visto un milione di TikTok. Beh, raga, però è sgamabile ancora di più qua.
Cioè incroci i social sì. proprio. Madonna. Questo è Instagram. L'ho fatto vedere pure molto le foto seguita qua, dai ragazzini. Non so se vede qualcosina. Anche su TikTok. 39 seguiti, cioè grevissimo. Grevissimo davvero qua. Ragazzini anche su TikTok. Abbiamo visto che tu comunque alcune sponsorizzazioni le fai. Caspita. Dovrà promuovere una crema antirughe con un composto miracoloso. Questa molecola rigenera la pelle perché è una molecola che proviene dagli organi umani. Quindi tramite un accordo mezzo segreto con dei alti dirigenti della sanità cinese praticamente compriamo questi organi. Ovviamente questa è una parte che non viene fuori, l'accordo è sotto banco, cioè noi paghiamo. E tra l'altro questi medici come fanno? Perché comunque l'organo deve essere fresco, tra virgolette. Certo, vabbè, ma quindi scusami, no, ma porco, non voglio bestemmiare. Ma pacettà qualcosa del genere, tipo una macchina, proprio una macchina da soldi. Cioè accetti qualsiasi cosa, visto all'inizio, sì. Ma tu le fai le sponsorizzazioni? Certo, e te grazie al cazzo. Cioè, ma queste persone andrebbero bannate. Bellissimo, buttano pure i moribondi. Oh, davvero? Mi fanno venire voglia di applicare la censura a queste persone. Ladri di cadaveri. Ma sono il male assoluto. Se ma voi, che è sta merda? Se voi vedeste... È scandaloso. Se voi vedeste un personaggio che conoscete bene, di cui siete fan, anche con un emoji in faccia, lo riconoscereste? Probabilmente sì. Eh sì. Io se magari seguissi, fossi un fan accanito di lei, chiunque questa sia, forse magari sì. Avrei visto il cappello. Oddio, ma è lei. Ma sai, quindi magari quel cappello se lo mette sempre. Quelli oscurati può essere che so fake, così almeno c'hanno un po' di pappa. No, no, non so di che so fake, so di che è riconoscibile. Può essere magari, che ne sai. Oh, se nessuno ti conosce, quello che stava di fin dall'inizio, ancora prima di guardare il video. Ma se so influencer, è inutile mettere una censura, è ovvio che uscirà fuori. Ma le Iene hanno fuori comunque, è strano, ma infatti stavo le Iene fanno strano, il minimo ragazzi. Per rimanere nella legalità. Ma infatti avevo una domanda su questo, magari chiederò ad Angelo a Checca Flow. Secondo me censurano il volto perché è la prassi, che poi ci si possa arrivare attraverso indizi e quello sarà un cavillo. Infatti toccherebbe capire, magari chiederò all'avvocato a Checca, perché comunque sia, se tu non dai il consenso, il fatto che te censurino, ma sei comunque rintracciabile in qualche modo. È come quando non fai il nome diretto di una persona, ma si capisce perfettamente di chi tu stia parlando, è identico. Sarà un cavillo, magari... Forse sì. In tribunale poi si vede, capito? Perché se non denunci per diffamazione, certo. non è come l'omicidio che vai comunque a processo. Certo. Devi denunciarlo. Devi denunciare, ovvio. Quindi... Solo che se denunci poi viene fuori il tuo nome che sei tu. E quindi un'inculata. Sì, te lo puoi fare. Non lo puoi fare, è una mezza è terribile. Però le Iene lo fanno per scopo magari giornalistico, anche volendole sputtanare, sì, rimanendo sì. nella legalità. Quindi se fossi un giornalista che le vuole sputtanare, a patto che sia tutto vero, uh-huh. Io farei di tutto per rimanere nella legalità, ma dare abbastanza indizi per far capire chi sono, per sputtanarle. Ah, dicono che sul post di Instagram le Iene ci sono nomi che girano, beh sì, qualcuno ovviamente. Vabbè, Emanuela Fanelli. Andrò a dare un'occhiata. Quindi c'è anche qualche moribondo che buttano dentro. Non ridere, cioè, dentro c'è anche il mezzo morto, quello che c'ha un piede nella fossa. E i medici guadagnano molto su queste cose qui e se devono dare il colpo di grazia glielo danno. Si salta fuori qualche malattia nuova, più muoiono, più noi abbiamo... Sto raccontando così com'è, perché voglio sapere il tuo punto di vista. Certo, penso aver capito il tuo concetto. Quindi alzo e dico ok, non lo sapevo. Che lo sai, ti ho spiegato tutto. Io me ne lavo le mani, nel senso che alzo e mai dico. Ok, se ne lava le mani, ma per quanto? Ti facciamo tipo 500 euro, due storie e un post. Bene. Porca paletta. Ma andiamo a sponsorizzare una crema che è fatta con gli organi delle persone moribonde. Ma scusa, metti che lo fanno con tuo nonno. Ma non c'è tanto da ridere. Sì. E infine Asia Valente, 1.300.000 follower, video che spopolano sul web, ex concorrente del Grande Fratello, modella di Playboy e... Ho anche un profilo TikTok e lì faccio comunque 5 milioni di views. Il prodotto che le presentiamo è una crema per le mani. All'interno c'è un ingrediente che abbiamo scoperto noi, che viene estratto da questo animale, che è un pony Terranova. Purtroppo questi animali, ce ne sono 200, un animale in via di estinzione, 150 li abbiamo già noi nelle nostre fattorie per ucciderli, smembrarli, prendere
questa... Che animale è? Questo pony di terreno. Ah, proprio pony? Sì, un pony. Lo stiamo sterminando. Io vado a caccia personalmente, ti dico la verità che ci... Lo stiamo sterminando. Sì, no, ma senti mo che dice. Sto pezzo l'avevo visto, sì. La caccia personalmente. Guarda. Piace anche sparargli a questi pony. Tu spareresti un pony? Beh, se io lo faccio anche per lavoro perché mi serve. Sì, se quando devo farlo, lo faccio, però non so farlo in realtà. Magari facciamo una storia che andiamo dopo la studiamo. Ah, però su Instagram è meglio non mettere queste cose di sparatoria, perché no, mettiamo la sparatoria, tu devi pubblicità la crema. Però sai che dentro questa crema c'è questo ingrediente. L'unica cosa è che andremo a sterminare questa razza di pony. Però non dobbiamo dirlo. No, non dobbiamo, non c'è scritto ovviamente. Non va detto. No. Però può uscire la notizia. Boh, al massimo si mente, non lo so. Per esempio in Svezia è uscita la notizia dei pony. Vabbè non c'è. Come la vedi? No, non me ne frega. Te ne frega. No. Niente. Cioè se va sponsorizzata la sponsorizziamo. Tra l'altro la produzione adesso va avanti per 2 anni, perché poi dopo li abbiamo sterminati tutti, questa razza qui. Dopo dei pony abbiamo trovato un altro animale, andiamo avanti con i cuccioli di panna, penso. Solo i cuccioli ci mancano. Quindi dovremmo sterminare anche i panda praticamente. Noi veniamo i panda. Come? No, non è della malvagità infinita. Quindi non mi importa. Quindi possiamo procedere? Sì. Ti interessa la cosa? Sì, ovvio. Però insomma stiamo facendo una cosa un po' crudele. Lo so, ma non mi importa. Cioè io sono una sfrontata, ho fatto sempre il mio lavoro perché non mi fregava mai niente del giudizio degli altri, quindi... Non è tanto giudizio, non è quello. A lei non importa il giudizio delle persone. Io sono immorale. Vabbè. Se un animalista ti attacca mediaticamente nei commenti su Instagram, come la vedi come cosa? Vabbè, noi non lo mostriamo che c'è questa cosa dei pony. Se viene a galla e cancelliamo il commento. Parliamo di cifre. Post sono 1.800. Sì. Le stories sono 600 e il TikTok 800. Ok. Prendete appunti. Quindi io direi anche di metterlo su TikTok, che ci sono più persone giovani e non animaliste, dai, su TikTok sono semplicemente fan e basta, non è che vanno a vedere cosa c'è negli ingredienti delle cose, capito? Vabbè, l'importante è che tu non hai problemi, non ti frega niente dei pony, parliamoci chiaro, non ti frega niente dei pony, dei panda, niente. Gli diamo anche un calcio nel culo a questo pony. No, questo non lo possa mettere. Oh, ovviamente lo facciamo sotto forma di scherzo. Il calcio proprio o magari una... Dopo lo vediamo, non ti preoccupare. Okay, va bene. Dai, abbiamo sentito abbastanza. Asia. No, non ci credo. Oh, stiamo sterminando i pony. No. Stiamo sterminando i pony. Ma Asia, porca miseria. Ma no, ma io parlavo di lavoro, se si tratta di lavoro io sono sfrontata e faccio tutto. No, ho capito, ma questo ti sto dicendo che stanno sterminando i pony e tu dici che me ne frega. No, non ho detto che me ne frega. Sì, hai detto che me ne frega, no. Cioè tanto l'importante è che non si sappia. A me dispiace per le specie di animali, però quello se è il mio lavoro e mi chiedono di fare questo o quell'altro come in un film o come per recita, io lo faccio. Non è una recita, è il mondo reale, è deficiente. Ma io non ho parole. Beh, è pazzesco. È follia pura. Ma pure firmato la liberatoria, poteva nascondere la faccia, non ha capito. Sì. Capito, pure così, sfrontata, firmo, perché lei è sfrontata nel suo lavoro, sfrontata, Marco. Sfrontata, firmo. Ma niente, ma va fermata. È sfrontata. Affermate la parola adatta, guarda. Ma veramente, oh. Ma meno male che comunque sono proposte fuori dal mondo e spero che non gliele faranno mai, veramente. Perché comunque il massimo che ti chiedono è Drake Mall, capito? Magari ti chiedono magari delle cose un po' de merda cinesi. Bidu. No? Ste cose qua, Bidu. Hai capito, Mucci? Però, per fortuna, ripeto, ste cose non esistono veramente. Sono cose assurde che non ho mai visto né mi hanno mai raccontato. Perlomeno non lo dicono alle persone. Massimo, cioè quando propongono non te lo dicono così esplicitamente. Però ti fa capire comunque in questa categoria ci sia gente veramente che non ha la minima etica. Farebbe di tutto per fare un posto dove dice beh, ma sta lavorando, però capito. È strana comunque. C'è un limite però. È molto strano. È un sapore consapevole. Io molto strano. Ne provo pure a mettere nei panni, cioè hanno bisogno di lavorare, capito? No, cioè devono pagare l'affitto, che ne so, uno prova pure un attimo a vedere, no, a fare l'avvocato del diavolo in questo caso, veramente del diavolo. Però no, secondo me non c'è scusa che tenga, né paraculata. Strano proprio. È un personaggio
Non lo so, incomprensibile per me, veramente, non lo so. Cioè, più che giudicarla in questo caso, perché pure con l'inconsapevolezza con la quale parlano, che possiamo fare noi, no, ma non lo so, in quanto colleghi? Ma che possiamo fare? Cioè, se questo... Bah, vabbè, andiamo avanti, vediamo un po'. È finito, cioè... No, ma capito, ma tu puoi scegliere che tipo di lavoro fare. Però se dico è un lavoro, cioè quello che fanno gli altri lo fanno loro, non lo faccio io. Quindi a me no, mi tocca sì, ma in una in terza parte. Ok, non... ma diventi complice nel momento in cui sai. Sì, ho capito, mi dispiace per sti poni. Io sponsorizzerei tutto, io comunque sono un'artista poliedrica. Finché mi pagano sponsorizzo, okay. Lo so che è una cosa anche morale. Un pensatore, equivalente, l'artista poliedrico. Bordi, cioè, abbiamo con la stessa battuta. Secondo me abbiamo fatto è bene, abbiamo fatto bene a vedere Flavia Vento e poi Asia. Secondo me c'è un collegamento astrale, secondo me, e non mi molto, molto meglio Flavia Vento, indubbiamente. Non sono come la massa, la penso in quest'altro modo. Per me i soldi sono soldi. E forse sei ciò che c'è di sbagliato in questo mondo, probabilmente. Sì, per soldi fa tutto. Una delle tante cose sbagliate di questo mondo è questa mentalità. Se per soldi ci porterà alla rovina. Allora, raga, in chiusura, curioso, inchiesta incredibile del Faina su TikTok. La Madonna! Lui sì, è un vero attivista. Oh, super Green Pass, ragazzi, ma lo controlleranno questo Green Pass sui mezzi pubblici? Sono andato a vedere di persona. Oh, ma si è riacchiappato il Faina. Si è riacchiappato, Vediamo un po'. Ponte Lungo. Oggi vediamo se il Green Pass sulle metro romane funziona. Almeno il tampone negativo devi avere per entrare qua. Vediamo. Siamo al tornello. Biglietto. Andiamo qua. E non c'è nessuno che mi controlla il Green Pass. Nessuno. Sono dentro la metro, magari lo controllano sotto, al treno. Vediamo. Sta arrivando la metro. Non ci sono controllori. No, a campione in realtà. A caso? Randomici. Sì. Magari staranno dentro al treno. È arrivato il treno, ma non vedo controllori del Green Pass. È fisicamente impossibile controllare chiunque entri in metro. Cioè, no, sono a campione. Appunto, lo fanno a campione. O lo mettono proprio lì al tornello, al coso che si apre. Ma anche rallenti ancora di più. Ho capito, lo devi fa bene. Scusa, c'è una pandemia, un'emergenza sanitaria mondiale, no? Metti il lettore QR come in aeroporto. Il lettore automatico, sì. La persona no. No, non puoi assumere gente. Non è per l'assunzione. Nell'ora di punta. Ma quella sarebbe la cosa migliore. Ma non c'era un'anima. Ma pensa tipo all'ora di punta. No, impossibile. Rallenteresti tutta la mole di gente che c'è. Con lettore si potrebbe fare in realtà, solo che... In tutte le metro. Rallenti non lo fanno. No, ma non è quello. Non è tanto quello, perché alla fine è un attimo. Ma prima di fare una cosa qua a Roma, capirai. È una spesa sicuramente, ma non so. Sì, poi su tutte le metro di Roma, ma capirai. La pandemia. Sì. Ci sarà la variante Chitano proprio, nel 2057. Entro dentro il treno e nessuno mi chiede il Green Pass. Nessuno. Sono il treno. Nessuno mi ha chiesto un cazzo. Sono sceso alla stazione dopo. E nessuno mi ha controllato niente, quindi io perché ce l'ho il Green Pass, ma se non lo avessi avuto sarebbe cambiato niente. Nessuno controlla nulla. Solo proveremo in quest'altra stazione dove sono sceso, o magari prima. Campione. No. In realtà sì, però. Rimettiamo il biglietto. Entro e nessuno. Un'altra stazione. Nessuno. A Milano lo devi rimettere anche l'uscita. Nessuno, c'ho il Green Pass io, chi lo devo far vedere? A nessuno? Quanto pare no. È arrivato anche qui il treno, vediamo se qualcuno mi controllerà il Green Pass. Magia, nessuno. Non c'è nessuno che mi controlla. Poi però, se la stessa cosa la fa un ristoratore, un barista, uno che c'ha un'attività, o fanno chiudere, eccetera. Sì. Oggi vediamo. Dividete sto cazzo di TikTok, raga. Allora, raga, avete presente il buon Ferrero? Sicuramente l'avrete visto. Dio che taglio. Ferrero si dimette dalla presidenza della Sampdoria. Il club stupisce l'arresto per fatti di anni fa. La procura di
Paola ha disposto anche la perquisizione di una cassaforte in una casa a Roma. I domiciliari sono finiti anche la figlia dell'imprenditore e suo nipote. No. Grevissimo. Paola è una città, comunque, non è una donna chiamata Paola che ha una procura. Ferrero, no? A sua disposizione. È in carcere a San Vittore a Milano il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, arrestato questa mattina 6 dicembre dalla Guardia di Finanza per l'inchiesta per bancarotta condotta dalla procura di Paola nel Cosentino. Oltre a Ferrero sono gli arresti domiciliari. Che cazzo vuole sta Paola, romper cazzo. Sua figlia e altre 5 persone. La notizia dell'arresto arriva pochi giorni dall'indiscrezione di Repubblica che parlava del rischio di un nuovo processo per bancarotta fraudolenta per il patron della Sampdoria, assolto in passato dalle accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e truffa. L'inchiesta della procura di Paola non coinvolge il club, ma riguarda il crack di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico, avvenuto qualche anno fa. La procura ha disposto una perquisizione in una casa di proprietà di Ferrero, nella quale ci sarebbe una cassaforte che dovrà essere aperta. L'avvocato dell'imprenditore, Pino Tenga, ha chiesto il trasferimento da Milano a Roma per permettere al suo assistito di essere presente al momento dell'apertura della cassaforte. E poi ha protestato per il modo in cui il presidente blucerchiato è stato arrestato. Lo stanno trattando peggio di Totò Riina. Poco dopo, vabbè, la Samp ce ne frega un cazzo, le dichiarazioni. E... ok. Al centro del caso per la cessione del 2015 è il centrocampista Pedro Biang, passato dalla Sampdoria al West Ham per 6,5 milioni di euro. Stando a quanto ricostruito, questi soldi erano stati usati per operazioni estranee a quelle del club, ovvero per ingaggiare un'azienda attiva nel settore cinematografico, la VCSRL, amministrata da Vanessa Ferrero, la figlia del presidente Doriano. Il giudice non aveva ravvisato reati, ma al tempo stesso aveva chiesto alla procura di effettuare approfondimenti per verificare l'esistenza di eventuali vantaggi. L'accusa di bancarotta fraudolenta, reato contestato anche alla figlia, Vanessa, e al nipote Giorgio, entrambi ai domiciliari, poggia sull'analisi degli accordi di fallimento di altre società del presidente della Samp. Stando agli atti, gli accusati in concorso tra loro distraevano 1.350.000 euro dalla società Eleven Finance SRL, a Srubalini SRLS, nella quale sono state fuse per incorporazione la Vici SRL, la CGCS, la Mediaport Cinema SRL. Gli inquirenti ritengono che somme ingenti di denaro siano finite a Massimo Ferrero, mascherate dietro conciliazioni lavorative ideologicamente false. Vabbè, vedremo come... È un artista poliedrico, vedremo un po' come andrà a finire sta vicenda, non è stato ancora condannato. Non si poteva fare i cazzi su a sta Paola, ha fatto un casino. Ha fatto un dramma. Macello proprio. Tortimioni. Ma Paola, cioè veramente. Ha fatto resta un meme. Si plaghi. A proposito di Green Pass, regà. La questura è tutta tua, fa un casino. Mi scusi, lei ce l'ha il Super Green Pass? No, non ho neanche il Green Pass, figuri lei. Allora lei di qua non passa. Senta, si sposta, se no gli do una testata e mi faccia passare. Ah sì, testata a me. Anti-minaccession! Anti-minaccession. Non c'è l'audio. Non c'è l'audio. Questa risponde a una testata con un raggio laser. No. Cioè... comunque, raga, intrighi e passione. Una volta siete muovete tutta la serie. Perché voi non lo sapete, ma ste persone. Sì, sì, come no? Fanno tutta una serie. Non sì, lo so. Ma lei sta nel torto. Comunque, non puoi commettere un omicidio. Ma comunque, infatti, anche no. Se uno no. Ti dice una cosa del genere. Ah, sì, non va bene. Eccesso di legittima difesa. Ma neanche legittima difesa. Direi di sì. Vai, assolutamente. Cazzo. No, si fa troppo ridere. Magari però in prossima live. Sì, ci faremo un'evocazione questa intervista. No, si fa troppo ridere. È quella che ha mandato oggi Gianluca, top quarto mondo dell'intelletto. Quando i miei ex colleghi parlamentari mi disprezzavano perché avevo cambiato partito, ma loro ad oggi hanno già cambiato tutti i partiti. Breve. Facciamo esprimere, dai. Ok, sti coglioni, lui è il Chad più totale. Un balletto. No, no, quello che abbiamo visto. Trenativo. Ah, questo ok. Quando aveva 18 anni, tutti i giorni, 365 giorni l'anno. Renatino, posso dirti? Sei un grande. Il meglio. Ma davvero lavori 365 giorni l'anno? No. Cioè, tu non hai mai visto il mare? Sì. Parigi? Sciare? Sì. E sei felice? No. No! Signori, capolavoro! Un film di Ken Loach, capolavoro. Che lavora qui da quando... No. Farai essere Scramble Eggs? No. Natino, che lavora qui da quando aveva 18... Signori, capolavoro! Farai essere Scramble Eggs? No.
Non riesco a capire, è troppo basso l'audio. Scramble eggs. Scramble eggs. Uova strapazzate. Sì. No. A buff. Ma forse è una citazione a qualcosa che non abbiamo colto. Allora ragazzi, Simone ha le prove con i mercanti di orecchie, quindi dobbiamo lasciarvi purtroppo, sì, ma ci vediamo domani, giusto no? In teoria sì, ma ancora non sono arrivati, quindi per me possiamo anche andare. Allora vediamo un attimo questo quarto mondo dell'intelletto a sto punto. Sì, dai, vediamo. Dai, in chiusura vediamolo. Se famo due risate. Grazie ragazzi. Marco. Aspetto che citofoni, no, insomma. Ok, ok. Ah, perché devono venire qua? Sì. Ah, ok, a posto, sì, a posto. Sì, sì. Tutta Italia, ci sei o ci fai? Per avere una risposta a questa domanda dovrete guardare tu. Questo c'è un po' di contesto, allora, per favore. Non lo spiega in realtà. Comunque anzi, lui hai è... visto per forza è quello sì. Che sui TikTok si lancia per terra e poi fa la frase tipo per le donne. Vuoi farla ingelosirla? Che tipo sì. Sbaglia tutto, sì. Vabbè, okay, è super ma non virale. L'ho mai visto. Visto un video. È un TikToker. Sì, diciamo è diventato virale secondo me casualmente. Emanuele Pingu. Questo lungo e approfondito video dedicato a Emanuele Pingu, il re dei meme del momento, famoso per video in cui si spalma a terra e declama frasi motivazionali per le donne. Oh, ma che ci fai là a terra? Piangi per una persona che ti ha trattata male? Dai, su. Alzati. Ma ancora più famoso è la sua interpretazione del tutto personale della grammatica italiana. L'hai vista sorriderla con un altro ragazzo? Ma non lo fa apposta. No. Ma che davvero? Sì. Ma una certa sì, secondo me. No, secondo me no. Forse il primo, no, poi dopo sì. Se no fa ridere, è tipo un... è infrassica. Non lo so, raga. Oh, se non lo fa apposta è infrassica. Se non lo fa apposta è in entrambi i casi a me fa ridere, cioè a me fa ridere una cifra. Mi metto un attimo. Mi accodo. No, ma pure dopo direi. L'hai vista sorriderla con un altro ragazzo? Incontro Emanuele a Napoli, a Piazza Carità. Non ci eravamo mai conosciuti prima, quindi per rompere il ghiaccio andiamo a bere una cosa insieme. E dopo un brindisi e qualche sorso, mi tolgo la prima curiosità. Perché il nome Pingu? Emanuele Pingu è nato perché io, che quando parlo, dato che sono spontaneo, a volte esco che vongo la bocca e perciò mi chiamo Emanuele Pingu dal cartone animato che uscì tempo fa. Perfetto, ora approfondiamo un po' il suo percorso artistico. Allora, io all'inizio facevo il video, il trend che mi buttava a terra e dicevo la frase sulle donne. Perché amo le donne serie? Perché puoi mettere la roba tu, a rimettermi e lei trovo. Sono nato proprio come messaggi positivi sulle donne. È uscita sta cosa, una vongola che è uscita dalla bocca, è andato viralissimo. Vuoi farla in gelosirla? Va bene, fallo. È stato spontaneo. Cioè... è stato un errore grammaticale. Che me ne sono accorto quando già era andato virale. Ho detto vabbè, lasciamolo ormai. Vuoi farla le corna? Va bene, accomodati. Da quel giorno ho fatto io un po' di ironia sopra, cioè ci sto scherzando un po' perché vedo che alla gente piace, si diverte e mi diverto anch'io. Ma come nasce la vicinanza al tema delle donne? Per un semplice... all'epoca ho avuto un'esperienza negativa in famiglia. Diciamo che ho avuto mia mamma che mi ha fatto sia da madre che da padre. Questa cosa mi ha fatto... perché ho perso mio padre quando ero piccolo. Quindi è quasi un inno alle donne dettato dalla tua gratitudine nei confronti esatto. Di tua mamma. Beh, è bellissima questa cosa. Un nobile fine lo porta alla viralità, ma la gente lo ama perché è vero. Diciamo che sono tutti spontanei, dai, io sono spontaneo, sono fatta così. Che la capa dice la capa, che la dice. E la capa una volta l'ha portato a parlare di temi culinari. Adesso vi state chiedendo che mi sto mangiando. Ragazzi, mi sto mangiando i Black Sbebon. È buonissimo. Improvvisate, eh? Dentro c'è hamburger, insalata, besos e stiscos, ragazzi. Che cazzo ha detto? Vabbè, è troppo ridere, dai, fa troppo ridere, è un grande. Black Spaceball. Hamburger, insalata, besos e stiscos, ragazzi. Besos. Che cazzo è bello? Che la persona adulti vanno al McDonald's e dicono mi date un Black Sbebon e fanno le persone nel McDonald's ma che è questo Black Sbebon? E sto avendo molte soddisfazioni che mi hanno fatto anche un murales su questa cosa. Lo voglio vedere assolutamente. Adesso lo andiamo a vedere. Il murales in onore di Pingu lo andiamo a vedere più tardi. Mo si è fatta una certa ora, meglio andare prima a cena. Ho visto tu, controllo. Emanuele mi sta già simpatico e in macchina avremo modo di conoscerci un po' meglio. Sono accortalo, non lascio ammazzare gli altri. Nel percorso verso il pub dove mangeremo mi informo sulla sua istruzione. Che scuola hai fatto? Ho fatto fino alla terza media.
Ah, hai preso solo fino alla terza media? Sì. Pensa, la terza media all'esame mi fecero dire la formazione dell'Italia. Questo è stato l'esame. Ma che commissione è? Un'altra. Pingu è andato dalle suore. Il medio immaziato mi hanno fatto il suo. Sì. Mamma mia, che bacchetto in coppia di dita. Per farti. Se vivi alla punta della nazionale. Che basetto. Cioè, dobbiamo pigliare una basetta. Facciamo lo strascino che basetta. Esagerato. Perciò c'hai questa. Perciò tengo questi capelli rasati di là, perché poi mi fa pigliare il basetto. C'è il trauma della basetta. Si muove, si presta una sola e mezza via. Che lì là che mi hanno, diciamo tra virgolette, mi hanno buffato e mazzato. Ma deve che facissimo? La posta pezza a capo. Però servivano i sottotitoli. Basto la testa, credo. Sì, no, ho capito tutto, capo, tranne capito. L'ultima frase. Io... Rimettila? Detto che me menavano, dicevo, perché sì, che okay. Cosa facevi? La testa a capo, che ha detto. La posta pezza a capo. Pezza a capo. Pezza a capo. Poi ti mazzato quando ero piccino. Mi riempiono di mazzate quando ero piccino. Sì. Significa che gli facevano una faccia di caffè. La rincontra oggi, gli deve dirlo. Top C2 napoletano, Gianluca. Una faccia. La posta pezza a capo. A capo in te. Comunque cerchiamo di metterci la pezza, cioè la pezza dalla testa. All'inizio vi dava tipo una botta in testa. Togliere il velo dalla testa. Palle l'astioso tema dei traumi scolastici e ci andiamo a mangiare un bel panino al cantiere. Pub del Vomero, col quale mi sono messo d'accordo per organizzare un evento speciale. Emanuele, dopo aver tanto parlato di questo famosissimo Black Sbebon, finalmente lo cucinerà per noi. Allora, lo chef voleva sapere quali sono gli ingredienti del Black Sbebon. Allora, hamburger, insalata, Bezos e Siskos. Vabbè. E allora prende Bezos. La sua specialità. Abbiamo bisogno di un hamburger. Trovato un hamburger, lo mettiamo sulla piastra. La cottura deve essere ben cotta. E continuiamo con la preparazione. Adesso ci mettiamo un po' di insalata. Ci mettiamo il Bezos. E questo è Siskos. Da dove viene il Siskos? Spieghiamolo. Questo è ungherese. A completare il tutto, un lungo stuzzicadenti per mantenere ben salda la struttura. Oh, no. La tragedia è dietro l'angolo. Signore e signori, questo è Black Sbebon. No! Una persona inutile. No. Una persona inutile. Dai, scriptato. È questo, è questo. Dai, scriptato, palese. Dai. Bravo. Questo è Black Sbebon. No, scriptato, dai, è fatto così. Dai, mi sa che ci ha messo tipo il mangime dei peccati. Che non so, volevano magname, sa. Ci hanno messo tipo da roba a cazzo di cane su di ingredienti. Sembra strano. Dite che non è scriptato, credo. Ma là è un cretino. Capita, che ci fai la terra? Rivediamo il tutto da un'altra angolazione. Questo è Black Sbebon. No! Vabbè, è inutile piangere sul Black Sbebon versato. Ci sediamo a tavola e consultiamo il menù. Pingu comincia dalle birre. Andrea, io prendo il Western Isabel. Questa qua. Magrena. Codice fiscale. Premium Pilsen, colore bionda. Ma voi avete capito che intendeva? Perché io ci sono arrivato dopo. Ah, Premium Pilsner. Premium Pilsen. Pisel in cammino. Al punto che decidiamo di dividerci una mega porzione di patatine e un panino bello carico di roba. Dopo aver mangiato voracemente tutto questo ben di Dio, il mio amico torna sul traumatico periodo scolastico dalle suore. Non dite che divisione, quando ci mettevo in dalla, quando ci chiamava alla lavagna, poi io ignorantissimo, non sapevo, ne sapevo fa. Cagavo in dalla lavagna. Ti chiamavo cagavo in dalla lavagna, addirittura. E tu imparavi meglio così, immagino? No, imparavo meglio. Hanno visto i risultati, no? Cioè tipo, ora sai farle le divisioni? No. 18 diviso 3. 15. Si va preside, ma come ragazzo musa preside? Ci faceva togliere le scarpe. Che più le scarpe si metteva il bacchetto in coppia di tripio. Prima si buttavano le scarpe della bullion. Come facevano quando te lo Sentiti questi racconti inquietanti, mi concentro su eventuali conseguenze spirituali. Ma questa cosa, per esempio, mi chiedo come ti ha allontanato dalla religione. No, no, credo in Dio perché... sono religione. Sono religione.
sono religioso. Io so. Instagram gli dice come ti no, ma lui era in realtà fa? È super dolce, raga. Ma sì, è forte, fa ride, è un comico. Tanto in dialetto, poi siete di impegnare e parlare italiano, sì. Comunque, pure quello secondo me. Sono religione. Sono religione. Qualche domanda a Emanuele Pingu, vediamo che ne è uscito fuori. Ma ci sei o ci fai? Questa è la domanda proprio quella là che mi fanno sempre. E tu che rispondi? Sono così spontaneo. Questo dice, per favore fammi lo spelling di Black Sbebom. Lo spelling? Cosa c'è dentro? Questo è cattivo, riesci a pronunciare una frase di senso compiuto? Tipo? Tipo una frase che abbia un senso. Compiuto. Aspetta, che significa? Vabbè, penso che questa sia già una risposta. Esatto. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo scherzato. È il momento di uscire dal cantiere e andare a cercare sto murales. Ma fuori alle scale, Pingu. Si vede la sua estrema bontà, sì, comunque. Sì, è buonissimo. Sì. No, veramente. No, senza meme. È buono. È bravo. Poi alla fine, dai, prende in giro l'ignoranza altrui. Cioè, cavalca su una cosa che sì. Gli appartiene già. Capito? Cioè, voglio dire. Alla fine, non è neanche gimmick. Se è davvero spontaneo. Se è se stesso. Sì. No, vabbè, ma poi di persone ignoranti. Poi, vabbè, diciamo, ignoranti a questi livelli. Ce ne sono tante, noi siamo ignoranti su tante cose, alla fine lui poi prende a ridere, quindi ci sta a scherzarci, no? La cosa singolare è che molte hanno trovato quasi asilo in TikTok. Sì. Questo, non so, chissà perché qualche analista statistico ci illuminerà. Vabbè, in questo caso, mondo, diciamo una casualità. È il quarto mondo dell'intelletto. Sì, come Cerbero, effettivamente. Sì, sì, cioè, abbiamo avuto un successo nonostante. No, il nonostante, terzo era quello, di mo sì, c'è sta il quarto. Nonostante il terzo mondo dell'intelletto. Nuovamente sull'argomento religione, misto a quello della matematica, perché non ricorda quanti sono i 10 comandamenti. 10? Sono 10. Ho sempre saputo che era una setta. Che la dittri qual è? In realtà sono più di 10, però. Qualcuno, no? Ho sempre saputo che era una setta. Che la dittri qual è? E non lo so, ma tu quali stai calcolando? Diciamo che io so qualcuno, no, non tradire, non andare oltre, non finire. Non andare oltre, cosa? Non andare oltre è bello. Non finire. Diciamo che io so qualcuno, no, non tradire, non andare oltre, non fingere, non piangere. Chi si sono? Piangere. Come non piangere? Mai avrei pensato di vestire io i panni dell'esperto in religione, ma mi faccio carico di rispolverargli un po' di catechismo. Allora, non avrai altro. Non avrai altro. Dio. All'infuori. Dell'infinito. Di me. Onora. Onora tua moglie. Onora tua moglie. No, onora il padre e la madre. Onora il padre e la madre, giusto. Non commettere atti impuri anche. Sai che sono gli atti impuri? Atti impuri. No, arti impuri. Braccio è puro, però. Se usate un certo. Arte povere. Ah, ho capito. Cioè, hai capito in che senso? Tipo pugnetto. No, ma io lo amo, mi fa troppo ridere, mi sta troppo simpatico. Così saliamo in macchina e ci incamminiamo alla ricerca del murales del Black Sbebom. Nel tragitto parliamo un po' dello sport del momento, il padel. Cioè, non ho capito, questa palla va nel vetro, non sono un buon vetro. La palla di tennis, mica lo scasso vetro. Ah, una potenza. No, ma non è un vetro doppio. Un plexiglass. Flex cask. Per poi concentrarsi. No, sperimenti un attimo. Cioè, mio nonno è così. Mio nonno è così con i termini inglesi. Ecco perché. Oddio, sperimenti un attimo. Plexiglass. Per poi concentrarci sulla sua emozione nel vedere per la prima volta dal vivo questo murales fatto in suo onore. Sono rimasto contentissimo, cioè, mo che stiamo andando, figurati, emozionatissimo al massimo. Perché è una cosa nuova per me, mai fatto una cosa del genere, una persona nei miei confronti. Solo che trovarlo non è così facile, non abbiamo nemmeno un indirizzo. Vedi un po' a sinistra. E allora cerchiamo di orientarci guardando la foto. È un capannone. Vedi, è un capannone, allora no. Ma niente. Ah, là dici. E perché dici là? È perché sembra un posto scarrubato, è quello, ti dico. Salite da là. E dopo mezz'ora di ricerca, grazie anche ad una videochiamata fatta con l'autore, finalmente lo troviamo. Emanuele è visibilmente emozionato.
Contentissimo, raga, sono contentissimo. Mi ha fatto davvero piacere conoscere Emanuele Pingu, perché è sembrato essere un ragazzo di veri sentimenti, capace di ironizzare sui propri limiti e farne una forza. È sensibile, non finge di esserlo, e soprattutto non ha paura di esserlo. Lo dimostrano i suoi occhi davanti al suo murales, e anche questa risposta data a una delle domande dei fan. Fai video meme solo per apparare l'errore grammaticale che hai fatto? No, diciamo che ci sto ironizzando sopra, perché vedo che alla gente fa sorridere e mi diverto anche. E lo faccio in particolar modo per i bambini, che trattengo i bambini e li faccio sorridere. Non vuole diventare famoso, non vuole fare i soldi, non vuole cavalcare un trend. Emanuele Pingu vuole soltanto lanciare messaggi positivi e soprattutto... Benvenuti! I futuri! Ecco, è arrivato il primo membro, Sì, sì, siamo in live. Sì. Venga! No, no, Lorenzo! No, attenzione, no! Oh, ma che è? Un intruso in studio, ma che sta succedendo? Aiuto, no! Ma cagato. Ciao, regà. Bella, regà. Grazie, Barto. Inquadrami pure i mercanti, fammi l'inquadratura dei mercanti. Eccoli, eccoli. Qua, anche i mercanti sono arrivati. Bella! Eccoli! Beh, pure Enigma, cazzo. Enigma, grande. Che stile, regà, mamma mia. Va bene, ragazzi, che qua dobbiamo... No, tanto è finito. Sì, è finito. Eccole qua, le rockstar. Dai, regà, ci vediamo. Beh, pure bella, Fabio Ricchiari. Bella. Grazie per il sub, Santa Giorgia. Ricordiamo, venerdì grazie, 17, grazie, ore 21, San Cerbero, un'esibizione canora, un contest in live. Altro che Sanremo, io. Ma che cazzo combiniamo qua dentro? Polli sta chiedendo quando? Non ne sapeva nulla, tipo. Come? Ciao. Ciao ragazzi, domani, ciao, alle 15. Ciao, ciao, ciao. それでも僕が歩くから私の未来を変わろう。 Cerbero.